Polemica a Cavarzano. Nel piazzale, attorno a cui ruota la frazione del capoluogo, sono stati tagliati 3 alberi e ci sono cittadini che si sono già fatti avanti per protestare. Chi ne ha la competenza spiega però che l'abbattimento delle piante era assolutamente necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Siamo circondati da alberi, ma ovviamente quelli che tagliamo sono certificati anche nella loro salute, e questi 3 alberi di Piazzale Vittime e Via Fanning ovviamente andavano tagliati proprio per la sicurezza dei pedoni e anche delle auto che ci stavano appresso sostanzialmente. Diversamente da quanto accaduto in altri luoghi, le piante tagliate in Piazzale Vittime di Via Fani non verranno sostituite. No, non vengono sostituiti, non vengono tagliati altri alberi, questi erano proprio ammalati, e per, diciamo, per la sistemazione del Piazzale Vittime di Via Fani con i suoi 100 posti auto, a cui faremo le righe bianche e quindi la segnaletica orizzontale, indubbiamente andavano messi a dimora, come si dice, e tagliati sostanzialmente. Se c'è stata polemica per 3 alberi, è facile immaginare cosa accadrà quando nelle aree antistanti il cimitero di Prade dovranno essere abbattute tutte le solfere presenti, che però in questo caso verranno tutte sostituite. Tutte le solfere lì soffrono di una malattia esterna e anche interna, diciamo nelle radici, e quindi vanno sostituite. Chiameremo come progetto CISUS tutto il viale e daremo ovviamente una immagine diversa anche al cimitero di Prade, che è il cimitero principale della città di Belluno.